Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi parliamo, come vi avevo promesso, di profumi al pistacchio. L'anno scorso avevo fatto diversi video, vi avevo presentato un bel po' di profumi. Quest'anno però questa nota è esplosa, è diventata di gran moda, è presente in tante fragranze, sia di nicchia sia così commerciali, ed è diventata insomma un po' la nota regina tra le note insomma di frutta secca. C'è stato un periodo in cui era di gran moda la mandorla, comunque la mandorla rimane un grande caposaldo della profumeria, però il pistacchio si è pian piano veramente addentrato un pochettino in tutti i settori della profumeria, ma anche semplicemente degli aromi che siamo abituati a sentire. Pensate ai bagnoschiuma, agli shampoo, i tantissimi prodotti che ci sono al pistacchio, i cornetto brioche al pistacchio, fino a qualche anno fa non ce n'erano, tantissimi dolci al pistacchio, la crema al pistacchio, il caffè al pistacchio, quindi veramente il pistacchio ci ha invaso. Prima di presentarvi le fragranze vi voglio raccontare così alcuni aneddoti, alcune curiosità. Il pistacchio nasce in Medio Oriente, nella zona della Persia, quindi l'attuale Iran, in Turchia, e ancora oggi insomma la Turchia e l'Iran insieme poi agli Stati Uniti sono i maggiori produttori di questo frutto. Però gli arabi nel X secolo hanno portato questa pianta anche in Sicilia e sulle pendici dell'Etna, in particolare nella famosissima Bronte, questo pistacchio insomma è diventato qualcosa di pregiatissimo. Lo chiamano l'oro verde perché il pistacchio di Bronte, il pistacchio siciliano, grazie appunto al terreno lavico, è un pistacchio che per qualità, per sapore, anche per proprietà è unico al mondo. Infatti è super ricercato, è molto costoso e rappresenta soltanto l'1% insomma della produzione mondiale di pistacchio, quindi è veramente insomma pregiatissimo. Il pistacchio ha tante qualità, fa bene alla salute intima sia dell'uomo che della donna. Infatti anticamente anche nella Persia era considerato un simbolo insomma di fecondità, simbolo di amore. Gli innamorati si appartavano sotto gli alberi di pistacchio, quindi era insomma un segno di buon augurio. Effettivamente poi gli studiosi hanno dimostrato anche che appunto queste proprietà che favoriscono insomma sia la salute sessuale dell'uomo che della donna, naturalmente mangiati in piccole quantità, perché comunque i pistacchi sono molto calorici, anche se ricchissimi di vitamine, minerali, grassi comunque positivi, hanno purtroppo moltissime calorie. Un'altra caratteristica del pistacchio è quella di essere un frutto del buon umore. Infatti in Iran veniva chiamato il seme che sorride e in Cina il seme felice. E anche in questo caso poi gli studiosi hanno dimostrato che effettivamente i sali minerali contenuti nel potassio aumentano insomma il tono dell'umore, quindi una piccola quantità di pistacchio fa bene anche all'umore. Il pistacchio fiorisce intorno ad aprile. I fiori non sono molto belli, sono delle piccole pannocchie che poi danno origine a questi grappoli, sono proprio dei grappoli come quelli d'uva dove ci sono i pistacchi all'esterno
sono marroncini, ma all'interno hanno questo colore, soprattutto quelli di Bronte, verde intensissimo, con questa pellicina viola, che indica che sono ricchi comunque di sostanze antiossidanti preziosissime. Quindi insomma il pistacchio fa bene anche alla salute, oltre ad essere buono nei dolci, nei piatti e anche nei profumi. Iniziamo la carrellata di profumi al pistacchio con un pistacchio di nicchia, il pistacchio di D.S. & Durga, un marchio americano, un marchio che però si trova facilmente anche qui in Italia, un marchio di nicchia, quindi non è low cost. Questi profumi costano intorno ai 150 euro. Il naso di questo profumo, che si chiama proprio pistacchio, come lo chiamano gli americani, è David Seth Moulds. Come note, D.S. & Durga riportano in testa pistacchio e cardamomo, nel cuore pistacchio e mandorle tostate, sul fondo pistacchio e crema di vaniglia. Ho visto che su Fragrantica viene riportata in base anche il patchouli, e devo dire che comunque il patchouli si sente, io me l'ero già spruzzato prima. Questo è un profumo veramente molto buono, non sa tantissimo di pistacchio, io l'ho preso alla cieca, mi piace, e devo dire che quando l'ho messo ha avuto molto successo, però non, cioè, vedendo la piramide mi aspettavo che fosse un trionfo di pistacchio, invece insomma non lo è. È un profumo in cui protagonista secondo me è questa nota legnosa di patchouli, però non è il classico patchouli, sembra quasi che siano presenti altri legni, accompagnati dalla vaniglia, accompagnati da del caramello, comunque un profumo dolce, però assolutamente unisex, e non è, comunque non lo definirei un profumo gourmand. La nota del cardamomo si sente, ma anche questa non è protagonista. È proprio come se tutto fosse avvolto da una crema. Una crema fatta di legni, vaniglia e sì, frutta secca in generale. Però, insomma, distintamente, secondo me, la nota di pistacchio non si sente. È comunque un profumo buono, secondo me abbastanza comunque invernale, perché è un profumo bello carico, bello intenso. Sembra quasi che abbia anche delle note alcoliche, di un liquore molto dolce. Comunque sì, è un profumo legnoso, cremoso, dove c'è questa sfumatura di frutta secca, ma si sente tanto, secondo me, la vaniglia, il caramello e poi questo patchouli, che però non è il classico patchouli che sa di muffa, il patchouli un po' anni 70, è un patchouli legnoso, molto piacevole, molto morbido, non ha neanche quelle sfumature un po' che a volte ha il patchouli di cioccolato. È un profumo comunque buono, molto cremoso, molto avvolgente, molto caldo, adattissimo alle temperature più rigide, e devo dire insomma che è molto buono. Intanto io comunque continuo a sentirmelo, comunque anche le altre persone quando l'ho indossato, a parte insomma vabbè i complimenti che vi ho già detto, che li ho ricevuti sempre, non sentivano comunque questa nota di pistacchio, sentivano questo profumo avvolgente, molto caldo, un bel abbraccio, un profumo davvero piacevole per la stagione più fredda. Io questo d'estate insomma non l'ho usato, ma non lo userei, anche perché appunto ha questa sfumatura un pochettino
busi, quasi di crema di whisky, adesso che lo sento, comunque si sta scaldando, insomma, che non me lo rendono un profumo estivo. Comunque è un profumo buono. Se vi capita di sentire, di trovarlo, insomma, in qualche profumeria di nicchia, sentitelo, perché è un profumo piacevole, che però appunto si chiama pistacchio, ma non ha tantissimo in primo piano questa nota. È un profumo caldo, legnoso, dolce, molto intenso, ne bastano poche gocce, non de parfum, ma sembra quasi un extra buono, un buon profumo, un marchio di cui ho provato anche altre referenze, devo dire veramente ottimo. Questo è Pistacchio di D.S. Endurga, spero di averlo pronunciato bene, perché ogni tanto io mi invento le pronunce, quindi perdonatemi. Poi vi dicevo, non c'è solo pistacchio di nicchia, ma il pistacchio è entrato anche da Zara, che secondo me ha tentato di copiare, tra virgolette, o comunque di riproporre ad un mercato, diciamo, più vasto, il profumo di Keyali, il pistacchio gelato. Infatti devo dire che il profumo, che si chiama Moonlight Whisper, che io non ho comprato, assomiglia moltissimo al Yam pistacchio gelato. Quindi, per chi volesse un'alternativa low cost al profumo di Keyali, devo dire che io ho tutte e due. Ho l'originale e ho sentito il Moonlight Whisper, e devo dire che sono veramente simili al 99%. Quindi un'alternativa low cost al Keyali è senz'altro il Moonlight Whisper. Ho comprato invece il Pistacchio Infusion. Ho comprato questa versione, quella da 30 ml, l'avevo pagata 12,95 euro. Qui parla di un pistacchio gourmand con un accordo sofisticato di iris e fava tonka. Questo profumo, secondo me, appunto, anche questo vuole un po' cavalcare l'onda del profumo di Keyali, però secondo me lo fa in maniera anche abbastanza originale. Questo profumo è stato lanciato quest'anno, come anche il Moonlight Whisper. Allora, la nota di pistacchio si sente soltanto quando viene spruzzato, e poi devo dire non si sente più. Anche in questo caso vengono fuori poi le note di cuore e di base, che sono la fava tonka e l'iris. Secondo me si sente un pochettino anche la vaniglia, sento quasi anche in questo caso dei legni che scaldano la composizione. È un profumo, devo dire, abbastanza originale, in cui c'è questa nota un pochettino verde che non lo fa diventare così stucchevole come potrebbe essere. È un profumo molto polveroso, molto talcato, e anche in questo caso appunto la nota di pistacchio, pur chiamandosi Pistacchio Infusion, non si sente molto. Qui si sente in apertura, perché quando lo spruzzate il pistacchio si sente, però poi evolve, insomma, in altro. Qualcuno l'ha paragonato ad Angel Share di Killian, o anche al Desert Sand di Zara, che comunque era sempre un dupe dell'Angel Share. Non lo so, io lo sento un pochettino meno liquoroso, più secco, più unisex.
c'è appunto una nota un pochettino verde, legnosa, che lo rende sì meno dolce, meno stucchevole, però insomma gli toglie un pochettino di rotondità. Si poi veramente lascia sulla pelle questo alone molto talcato, quasi un po' retro di iris e fava tonka. Piacevole, ma insomma mi aspettavo di più. Poi in questo caso, ecco, questo l'avevo provato, diciamo spruzzandolo da Zara, mi era piaciuto probabilmente perché sentivo molto la nota di pistacchio. Comunque un profumo buono, piacevole, questo mi sembra che sia ancora in vendita, quindi se avete l'occasione sentitelo e insomma scegliete voi se comprarlo o meno. Questo è Pistacchio Infusion di Zara. Poi torniamo ai profumi di nicchia, al marchio Obvious, questo marchio francese. Io avevo comprato il Discovery Set perché appunto uno dei loro profumi, il Discovery Set, è fatto da tutte fragranze splash, quindi io mi ero travasato il pistacchio in una fialetta. Questo profumo, un pistache, il naso è Fanny Ball, è stato lanciato nel 2023. Le note di testa sono cardamomo, carota e neroli, nel cuore pistacchio, eliotropio e olibano, sul fondo sandalo, cashmeran e muschio. Questo è un profumo che secondo me ricorda un pochettino un dolcetto al pistacchio e alla mandorla, ricorda un pochettino i dolcetti arabi. Ha sempre insomma sullo sfondo questa parte gourmand, però anche in questo caso il pistacchio non è il protagonista del profumo, secondo me si sente moltissimo, molto di più la mandorla. E poi anche questa parte un pochettino fumosa dell'olibano, che comunque gli dà una bella spinta. È, devo dire, un profumo molto piacevole, molto performante, che è dolce, un pochettino appunto sa di frutta secca, però insomma è declinato in maniera molto originale, perché appunto questo libano e poi questo fondo molto morbido col cashmeran e il muschio lo rendono un profumo veramente molto piacevole. Tra l'altro questo marchio, se io non mi ricordo esattamente il prezzo della full size, diciamo siamo intorno ai 100 euro, comunque per essere un marchio di nicchia non è così caro. E anche questo, se avete occasione di sentirlo, ve lo consiglio, perché comunque è molto buono, molto particolare. Anche in questo caso il pistacchio c'è nella piramide olfattiva, non è un grandissimo protagonista, però devo dire che è un profumo molto interessante. Questo è Obvious, un pistache, lanciato nel 2023. Concludo questa carrellata, se no diventa il video troppo lungo. Comunque avevo già pensato di fare una seconda parte con un profumo, come nel caso di Zara, facilmente reperibile, facilmente sentibile in tutti i negozi erbolario che sono sparsi in tutta Italia, ed è Pistacchio di Erbolario. Questa fragranza devo dire che mi è piaciuta. Questa è una fragranza molto dolce, molto gourmand, assomiglia molto, scusate le tante ripetizioni del molto,
al profumo Cerosa 62, la somiglianza è innegabile, però devo dire che rispetto al Cerosa 62 io qui il pistacchio lo sento molto di più. Non è una nota predominante, insomma, che si sente dall'inizio alla fine, però diciamo nella prima ora si sente, poi man mano va scaldandosi. Vedete, comunque adesso lo sento ancora, va scaldandosi, diventa un bel profumo dolce, cremoso, gourmand. Le note che vengono riportate da Herbolario sono pistacchio, ribesnero, fiori di pesco, acqua di cocco, caramello e cristalli di sale. Le note predominanti sono questo pistacchio in apertura, che comunque perdura per un bel po', e secondo me è più intenso della Cerosa 62, perché il pistacchio proprio si sente bene. Poi nel dry down non rimane, però si sente. Poi l'altro protagonista è senz'altro il caramello salato, questo è proprio un bel gourmand, e in questo assomiglia molto al Cerosa 62. Nel mio caso la nota di cocco non viene molto fuori, non la sento particolarmente, forse l'ho avvertita un pochettino qualche volta nelle giornate più calde, forse con il caldo dava di più questa declinazione di cocco. Solitamente, insomma, la maggior parte delle volte che l'ho indossato non sapeva, diciamo, di cocco, e io non sentivo questa sfumatura. Sento proprio tantissimo il pistacchio e poi questo caramello salato. È un profumo, devo dire, che mi è piaciuto. Non pensavo, adesso me lo sto ancora sentendo, comunque il pistacchio lo sento. Diciamo non per tutta la durata, ve lo ripeto, un'oretta, poi viene fuori questo caramello salato, che insomma è il grande protagonista della composizione. È un profumo che piacerà sicuramente agli amanti dei profumi gourmand, a chi ama la Sol de Janeiro, la Cerosa 62. Devo dire che è veramente un buon profumo. So che ci sono alcuni che non l'hanno tanto amato, però devo dire che a me è piaciuto. Non è originale, perché comunque c'è stata già la Cerosa 62, però questo fatto, almeno sulla mia pelle, di aver posto questo accento sulla nota di pistacchio, comunque mi è piaciuto. Quindi quando l'ho indossato, tra l'altro, anche le persone, soprattutto insomma appunto la prima ora, le prime due ore, mi dicevano che sapevo di dolcetto al pistacchio, quindi diciamo che insomma quello che cercavo in questo profumo l'ho trovato. Comunque un profumo che esaltasse questa nota, mentre negli altri, insomma, che vi ho presentato oggi passa un po' in secondo piano, anche se sono tutti profumi, devo dire, molto interessanti, molto originali, soprattutto quelli di nicchia, e che comunque vi consiglio di sentire. Secondo me sono dei profumi che possono piacere, perché sono di nicchia ma non sono strani, sono veramente molto piacevoli. Quello di Zara è un ni, perché diventa molto talcato e il pistacchio si perde veramente subito, e non ha quella rotondità, quella morbidezza che io diciamo preferisco. Con pistacchio dell'Herbolario vi saluto, vi ringrazio, quindi vi do appuntamento ad un prossimo video con l'oro verde, perché ho altre fragranze molto interessanti da proporvi. Grazie per avermi guardato, un abbraccio, un bacio, grazie a tutti, vecchi e nuovi iscritti, e vi aspetto.
Ciao ciao con la manina. Ciao.